Sono Sabrina De Santis dell'Istituto Alberghiero Gioberti di Roma, nel settore di accoglienza turistica, assunta Sabatino del Gagliardi di Vibo Valentia per sala e vendita, e Michela Aiello del San Paolo di Sorrento in cucina, le tre vincitrici del concorso Basilicata a tavola 2018 organizzato dal settore alberghiero del Gasparini di Melfi. Sentiamo le tre studentesse vincitrici partendo dalla dedica di Michela Aiello. Abbiamo preparato uno stick di maiale nero lucano cotto a bassa temperatura, con purè del cavolfiore dell'olfanto affumicato, broccoli di rapa, funghi cardoncelli, pomodorino del pieno lo confì e croccante di mandorle salato all'arancia di Sorrento. Ti aspettavi di vincere? No, sinceramente no. Cosa secondo te ha convinto la giuria? Non lo so, forse il mio modo quando ho espresso il piatto, non lo so. Ho presentato un after dinner Italian style, prodotto tutti i prodotti sono tipici italiani, ovvero la grappa bianca Cantine del Notaio, bergamia, un liquore al bergamotto e Isola Bella mandarinetto. La grappa è quella che si produce nel Vulture, quindi hai studiato e approfondito questi, insomma, quelle caratteristiche di questa terra? Sì, ovviamente mi sono dovuta preparare, vedere da dove nasce tutto quanto e poi pian piano approfondire tutto il resto. Impiegherai 200 euro che vinto? Non lo so sinceramente, quindi non lo so ancora. In più è una settimana in una prestigiosa scuola. Sì, è penso la cosa più bella che potesse capitarmi per adesso. Ti aspettavi di vincere? No, sinceramente no, però posso dire che ci ho messo veramente tanto impegno, passione ed amore e anche se non avessi vinto sarei stata felice lo stesso perché già essere qui è una grande vittoria. Sei commossa? Sì, anche troppo. Ti vinci anche uno stage al Fort Village in Sardegna, per te è una grande occasione professionale. Non lo sapevo e ringrazio veramente con tutto il cuore tutti per questa occasione speciale. Ha partecipato alla cena di gala, 350 ospiti magnificamente serviti dai ragazzi dell'alberghiero di Melfi, anche l'assessore regionale all'agricoltura. Ma non è la prima volta e credo che siamo di fronte ad un esempio, una buona pratica di un'organizzazione che prova a valorizzare il territorio attraverso l'arte della cucina, utilizzando i ragazzi in maniera assolutamente virtuosa e condividendoli in un progetto di formazione e di valorizzazione del territorio, quindi veramente una buona pratica. Infine una docente e il dirigente scolastico della scuola di eccellenza melfitana. I passi che sono stati fatti sono davvero stati tanti. Io ho seguito sia la prima edizione del 2005, poi ancora nel 2007 e nel 2009 ancora un'altra edizione con un numero davvero ragguardevole di concorrenti che hanno valorizzato i prodotti della Basilicata e che hanno dato uno sprint in più a questo territorio e alla cultura della lucanità. Il bilancio positivissimo, le parole che quel professor di Torino mi ha comunicato ieri, che ho fatto ripetere adesso in sala, racchiude un po' tutto. Dice: noi veniamo qui, siamo di Torino, del nord, ma noi quando veniamo al sud impariamo dal sud. Quindi è bellissimo quello che ha detto lui. È bello perché l'atmosfera è stata un'atmosfera calda, si è creata una grande famiglia tra tutte le scuole d'Italia e quindi grande soddisfazione.